Io ritengo che sia possibile ancora un'altra interpretazione sociologica sull'attenzione che i villaggi e le campagne hanno suscitato in questo importante incontro di studio e di riflessione. Il tema del mio intervento sul futuro dei villaggi in Europa ha per titolo Cittadini nel villaggio, le forme sociali di ripresa degli insediamenti marginali. Io penso che sia possibile ancora un'altra interpretazione sociologica sull'attenzione che i villaggi e le campagne hanno suscitato a questo importante incontro di riflessione e di studio. L'interesse del sociologo per gli studi sulla moderna deurbanizzazione o deglomerazione, così come amano dire gli studiosi di scienze sociali, è aumentato in Europa con il veloce sviluppo urbanistico che si è avuto in questo continente negli ultimi 40 anni di storia sociale ed economica. Anche in Italia la tendenza reale è di uno sviluppo urbano e sociale che non è limitato ad alcuni luoghi isolati, ma è ora diventata caratteristica di tutto il paese. La deurbanizzazione e il nuovo rapporto tra città e campagna sono in questa mia relazione messi in rilievo attraverso alcuni punti fondamentali che in questi ultimi anni caratterizzano l'evoluzione del fenomeno in Italia. E il primo punto che desidererei proporre alla vostra attenzione riguarda appunto il rapporto fra villaggi e densità urbana. Sembra esserci una differenza sostanziale tra l'Ungheria e l'Italia, cioè la popolazione. Le città ungheresi sono mediamente meno popolate di quelle italiane, tuttavia la produzione scientifica ungherese internazionale dimostra come in questo paese già da diversi anni sia stato messo in discussione il modello di modernizzazione e di sviluppo urbano, contestando la tradizionale consapevolezza che i luoghi di produzione e lavoro siano legati solo alle città. La riflessione che in Ungheria si sta facendo in questi anni può essere decisamente considerata all'avanguardia tra tutti i paesi dell'est europeo, perché realmente in questa parte dell'Europa le città non hanno ancora raggiunto diffusamente, come in Italia, un grado caotico di congestione tipico delle città occidentali.
il grado di affollamento, da cui deriverebbero poi numerosi altri problemi sociali, si raggiungerebbe, così come generalmente dettato dalla esperienza occidentale, ad una densità di popolazione mediamente ben superiore di quella esistente oggi nei paesi dell'est europeo e particolarmente in Ungheria. Pur trovandosi in Italia, in città e agglomerati urbani che si dilatano a ritmo sostenuto, che scoppiano, per dirla con un termine metaforico, non vi sono ancora fenomeni di deurbanizzazione crescente, di deurbanizzazione spinta. E nel corso di una sua recente riflessione, un noto sociologo italiano, Franco Ferrarotti, ha sottolineato l'elevato grado di invivibilità della città di Roma. Egli in parte ha scritto: a Roma si pensa troppo in termini di grandi progetti avveniristici, mentre intanto la città si degrada, i quartieri paralizzati dal traffico non riescono più a comunicare, le strade sembrano avere il colesterolo. Viene meno, cioè, quella permeabilità fra gli spazi che definisce la metropoli moderna. In Italia, infatti, esiste ancora una progressiva concentrazione urbana, anche se a tassi decrescenti, in cui i due poli principali sono, da una parte, l'area lombarda-milanese, intorno alla città di Milano, con 7 milioni di abitanti, e dall'altra, l'area romana-napoletana, con 5,5 milioni di abitanti. Questi due poli sono le due maggiori aree che in pratica consumano villaggi e territori appartenuti ai contadini, i quali a loro volta rifiutano di essere tali, rifiutano di restare contadini, e la città e il lavoro tipicamente urbano diffondono su di essi un potere quasi ipnotico. Naturalmente esistono in Italia latenti fenomeni di crescente integrazione della città con la campagna e di spostamento dalla città verso la campagna. A chi sogna di allontanarsi per sempre dalla campagna e dai villaggi, si contrappone una nuova concezione di vita nei campi. È anche un'attrattiva entusiastica per una esistenza nei villaggi e nelle campagne da parte di chi non possiede la terra ma che vorrebbe possederla. E qui vorrei affrontare il secondo punto in discussione, cioè la contraddizione tra città e campagna. È evidente in Italia appunto questa contraddizione latente, la constatazione contemporanea di un'attrattiva per la terra e di una fuga dalla terra dall'altra parte. Chi vive nei contesti urbani, fuggendo dalla città, cerca di insinuarsi nella vita del villaggio, mentre i contadini tendono ad andare lentamente ma inesorabilmente via dal lavoro dei campi. E per il futuro si potrebbe prevedere una scomparsa totale della classe dei contadini tradizionali e culturalmente marginati. Al contrario, al ritorno al villaggio, per il futuro è verosimile prevedere anche la comparsa di un contadino tecnologico e multiculturale. L'emigrazione ha infatti prodotto un livello di acculturamento e di critica per cui i beni propriamente materiali e gli affari economici non sono oggi più considerati di primaria rilevanza rispetto alla qualità della vita urbana complessiva. Altri sono i valori che ormai il cittadino tende a privilegiare, perché oggi, quando si parla di vita rurale, di vita nei campi, non si parla più di agricoltura o solo di agricoltura, ma si parla di nuove professionalità,
si parla di part-time, si parla di turismo e di una nuova logica di sviluppo rurale. Io tralascio di, per ovvi motivi di tempo, di affrontare il tema del part-time, perché pur essendo una forma di lavoro che è stata e si è sviluppata nel corso degli ultimi 15-20 anni, è tuttavia una forma di lavoro che i sociologi avevano già scoperto negli anni 20, all'epoca della grande depressione americana, tra gli anni 20 e gli anni 30. Il punto che desidererei affrontare ora riguarda appunto l'agriturismo. Il ritorno al villaggio è visto oggi anche come occasione idealizzata di vacanza, tale da interrompere un sistema di vita quotidiano e un equilibrio ecologico degradati dal punto di vista del naturale. Ciò può essere in parte alleviato attraverso un turismo agricolo che negli ultimi anni, sotto il nome di agriturismo appunto, ha ottenuto un grosso successo anche dal lato economico per gli addetti al settore. È da ricordare che in Italia nel 1988 si sono avute ben 6 milioni di presenze in numerose piccole aziende agricole, pluriattive, che offrono alloggio, somministrazione del vitto e servizi a prezzi alquanto accessibili, a prezzi molto facili. L'agriturismo diventa così un momento di integrazione del reddito agricolo, ma anche un momento di rivitalizzazione sociale e culturale tra mondo rurale e paolo. La vita del villaggio, infatti, dispensa in abbondanza la tranquillità psichica, l'aria salve, proprio quella che stiamo respirando in questi giorni qui a Zomate, la luce e il sole che sono importanti per conservarsi in salute ed in efficiente equilibrio fra mente e corpo. Dalle ricerche svolte tra coloro che hanno preferito, dopo anni di vita urbanizzata, vivere nei villaggi, le risposte più ricorrenti sono: abbiamo traslocato per avere una vita più intima, perché ci sono piaciuti l'erba e gli alberi, e perché ci sono piaciuti gli spazi all'aperto, l'aria buona e il sole. Non a caso lo stress è diventato un male generalizzato ed in espansione tra gli abitanti delle città ed è un segno di evidente rigetto dell'antico flusso entusiastico verso la vita cittadina, verso la vita urbanizzata. La depressione ha colpito nel 1988 più di un decimo degli italiani dai 18 anni in poi. In particolare gli abitanti dell'Italia nord-occidentale, che è l'area più industrializzata, circa il 19%, e i cittadini, soprattutto nei centri con oltre 500.000 di abitanti. Le cause naturalmente sono molteplici, ma sono tutte legate ai ritmi frenetici e alle problematiche tipiche dei grossi agglomerati urbani. E qui vorrei parlare delle nuove professionalità che tendono sempre più a svilupparsi. E comunque ne parlerò solo di qualcuna di queste professionalità. Già oggi le nuove professioni che lasciano prevedere uno spostamento verso il villaggio sono sempre più evidenti. Le comunità di recupero dei drogati, ad esempio, vengono prevalentemente organizzate nei villaggi e nelle campagne, costituite da medici, da specialisti, da psicologi, da sociologi. Le comunità terapeutiche per drogati sono l'occasione per spostarsi in campagna, per curare meglio, per curarsi meglio, ma anche per ricercare e studiare meglio. Anche a livello di assistenza sociosanitaria per alcuni servizi vi è in Italia ancora un decentramento verso la campagna
per trovare spazi più tranquilli a dimensione umana ed esistono a tale scopo anche opportuni finanziamenti. Tuttavia, tra le nuove attività che incentivano a vivere nei villaggi, è possibile rilevare anche quelle considerate più all'avanguardia. Già oggi esistono dei collegamenti computerizzati che permettono ai manager di controllare anche a migliaia di chilometri di distanza le proprie aziende e le proprie attività economiche sparse in tutto il mondo. Naturalmente, il ritorno al villaggio implicherebbe un'attività più frenetica da parte degli urbanisti e degli architetti, i quali sarebbero impegnati a potenziare i servizi e le infrastrutture, a rivitalizzare i centri antichi, soprattutto a recuperare l'edilizia degradata, e insieme agli studiosi di scienze sociali a realizzare adeguati piani di sviluppo socio-economico per valorizzare le risorse tipiche di tutto il territorio. Vi sarebbero così anche ritorni positivi sul piano occupazionale relativo alle professioni in estinzione, per esempio l'artigianato, e anche relativo alla conservazione del patrimonio storico-artistico. Ora vorrei parlare di un altro punto, cioè del rapporto che c'è tra fuga dal caos e dal degrado e villaggio. Si potrebbe quasi dire che il desiderio dell'uomo per una vita sana, serena e lontana dalla esistenza caotica tipica di una grande città prevalga ora rispetto alla consapevolezza di minori vantaggi economici derivanti da una tradizionale vita nei villaggi. Tuttavia, il ritorno nei villaggi e nelle campagne è oggi generalmente effettuato da una figura acculturata e capace di sollecitare nuove condizioni e di richiedere i servizi più adeguati. Infatti, è da osservare in Italia una positiva correlazione statistica fra desiderio di vivere nei villaggi e titolo di studio. In pratica, la vita nei villaggi è auspicata da soggetti in possesso di un elevato titolo di studio culturale, particolarmente la laurea, ed anche da coloro che possiedono spiccate capacità tecniche e professionali da poter incidere anche sulle decisioni politiche future. Il villaggio è un modo di fuggire dal degrado dei grandi sistemi urbani, ritrovando un'atmosfera naturale e tradizionale. È da notare che questo degrado, come già detto, secondo gli esperti, avviene quando si è prossimi alla soglia di circa 1 milione di abitanti. Oltre questo limite, spesso avvengono cambiamenti non solo nei servizi, ma anche nello stato psicofisico degli individui, da cui si arriva fatalmente alla disgregazione delle famiglie, all'alcolismo ed anche all'aumento del consumo della droga. L'uso degli stupefacenti, infatti, può essere considerato reazione ad un ambiente disgregato, reazione ad una sorta di pattumiera ecologica, nella quale la reazione più spontanea sembra astrarsi dall'ambiente, sembra consistere nell'astrarsi dall'ambiente, nel fuggire da esso mentalmente, ricercando improbabili paradisi artificiali. Queste ed altre simili situazioni definiscono invivibile la città. Si pensa ad esempio all'inquinamento atmosferico e all'inquinamento acustico, che in alcuni casi superano anche pericolosamente la soglia del rischio. Non a caso è vivo il dibattito in Italia se per risolvere i problemi del traffico cittadino
sia o meno il momento di far pagare il pedaggio a chi vuole entrare con l'auto nei centri antichi. Ma questa è solo una delle ipotesi di intervento. Ma il fatto che si parli di ciò non vuole certo dire che la risposta, che la proposta di un ticket per il centro storico rappresenti una soluzione praticabile. In Italia diversi centri antichi hanno un'origine così remota da essere stati costruiti esclusivamente per le esigenze dei pedoni, quando non era stata ancora inventata la carrozza. E come risolvere allora i problemi del traffico con la necessità di mantenere vivi i centri antichi? La discussione tuttavia rimane sempre ancora aperta ad ogni soluzione. Per questo la stampa inglese ha recentemente definito l'Italia un paese che non è più possibile godere. La maggior parte dei suoi monumenti sono in città moderne e piene di traffico, mentre Venezia e l'alto mare Adriatico vivono il dramma delle alghe e di una lenta morte. Le baie di Napoli e di Palermo, di Taormina, sono diventate piene di colate di cemento. Nel centro di Napoli e di Roma, la guida è una terrificante combinazione di velocità, aggressività e di impulsività. Al nord, dice l'articolista inglese, guidano in modo veloce e impaziente. Al sud, piano ed in modo sbagliato. E qui vorrei affrontare un altro tema. Il villaggio inteso come insediamento a bassa energia e di autogestione. È da considerare un villaggio a bassa energia in cui questa può addirittura essere tratta da una autosufficienza delle risorse. Ecco perché si può parlare di villaggio come luogo di autogestione. Il villaggio perfetto è ciò che è completamente autosufficiente e autogestito ed è un insediamento integrato nella natura, ma è anche parte della società. È un insediamento che può costituire una stazione del sistema di controllo ambientale nazionale quando all'interno di esso vengano create occupazioni e nuove professionalità di tipo non solo agrario, ma anche tecnologico, ecologico, sanitario, chimico, eccetera. Ma il villaggio è inteso anche come idilio, come luogo di ritrovo di se stessi, di ricostruzione del sé, di ricostruzione dei rapporti sociali, di riposo, di ricreazione, restaurazione delle proprie forze psicologiche e vitali. Il villaggio è inteso come rappresentazione idealizzata della vita campestre, concepita come una vita di contemplazione, sicura, quiete, lontana dalle ansie, dai desideri smodati, dalle rotte. Uno stato di vita serena e tranquilla, insomma, in cui i rapporti di convivenza tra persone siano improntati a un cordiale e perfetto accordo. Il villaggio, ancora, può essere inteso come desiderio e come vocazione. Più che al ritorno ad un'occupazione industriale, superata da una società basata sul post-industrialismo, per dirla con un termine coniato da Ingvar, si osserva oggi ad un ritorno alla dimensione del lavoro come vocazione, al lavoro che si crea autonomamente, al lavoro come insieme di più professioni, come mestiere e come hobby. Se nelle città il lavoro è determinato dal vincolo dell'orario, 8 ore sullo stesso posto di lavoro, con le stesse mansioni che non cambiano mai, che restano immutate nel tempo, le occupazioni nelle campagne, nei villaggi, sono determinate dal ciclo naturale della giornata. E si osserva una riproposta attualizzata
di un vecchio motto dei contadini meridionali, quando, nel dopoguerra, si era costretti a lavorare duramente. Il motto è da scuro a scuro, per indicare il lavoro compiuto nel corso di un'intera giornata, dall'alba al tramonto inoltrato. Al contrario, oggi, il lavoro da scuro a scuro diviene una scelta, ma anche una liberazione dagli vincoli orari, un desiderio di vita serena, di aria pulita, anche se sotto certi aspetti, se non si ricorre ad adeguati ripari, il globo terrestre sembra destinato a diventare oggi un'unica grande camera a gas. Nel villaggio si evidenzia oggi una situazione per cui il lavoro viene autocreato e vi è un cambiamento salutare, una scelta del lavoro più congeniale, una varietà, in pratica una autogestione del lavoro e della produttività. Ma il villaggio è inteso anche come utopia, come vivere tranquillo e desiderabile, pur sapendo che nell'attuale società industriale ciò non è permanentemente realizzabile nel ciclo di tutta la vita. Il villaggio è anche un modo di risolvere la controversia ecologica, controversia fra città e campagna, fra quella che Marx chiamava società a riproduzione allargata e la società a riproduzione semplice. Tipica società a riproduzione allargata è la città, la quale si basa su una permanente crescita nelle dimensioni territoriali e industriali. Invece, una società a riproduzione semplice tende a mantenere gli stessi equilibri stabili, sia economici e sia ambientali. Il villaggio ha anche una funzione riproduttiva e può essere considerata la funzione riproduttiva della società, nel senso di un mantenimento degli equilibri ecologici vitali comunitari. Esso può essere inteso allora come luogo di riproduzione dei valori. Le ragioni del ritorno al villaggio possono motivare famiglie in piena fase riproduttiva che abbiano bambini in tenera età ed anziani che si ritirano dalla fase produttiva. I motivi più ricorrenti tra le famiglie che si trasferiscono nei villaggi sono collegati all'avversione per certi aspetti della vita urbana, quali le aree degradate, le tensioni razziali e il vizio, che possono incidere negativamente sulla vita e sull'educazione dei bambini. Il villaggio viene così inteso come luogo di esaltazione della parentela, della casa, della vita di gruppo e di relazione. Ecco perché non sono tanto d'accordo quando si afferma che nel villaggio in futuro ci sarà anche una perdita della religione. La famiglia diventa una famiglia impresa, costituita da una unità riproduttiva integrale, calibrata in tutte le sue componenti. Da un lato la parte riproduttiva, donne e bambini, dall'altro la parte produttiva, madre, con una integrazione ed una interdipendenza fra di esse e con l'ambiente circostante. Il villaggio è inteso ancora come sinonimo di amicizia e di solidarietà. Il villaggio ha un rapporto uomo-territorio molto basso, per cui ogni persona ha una conoscenza approfondita dell'altra, ha una conoscenza completa di tutte le altre persone che abitano nel territorio circostante. I contatti forse sono inferiori,
inferiori per numero, ma sono molto più intensi. Se un abitante si muove per qualsiasi motivo, per qualsiasi ragione, di solito i vicini lo sanno. Nelle zone rurali è di uso corrente lo scambio di regali, della produzione e del lavoro, nelle stagioni di maggiore impegno professionale. La solidarietà e la reciprocità nei momenti di malattia o di morte sono quasi un dovere, ma anche una necessità psicologica di chiunque ne venga a conoscenza. Le famiglie si fanno vita vicendevolmente e i vincoli di amicizia sono intensi e passionali. Il carattere generale della convivenza nel villaggio è appunto il vicinato, dove la vicinanza delle abitazioni e delle attività lavorative promuovono notevoli contatti umani, una assuefazione reciproca ed una conoscenza intima. L'amicizia diventa allora imprescindibile dalla parentela e spesso è molto più importante. Anticamente, nelle regioni meridionali, a proposito dell'amicizia ricorreva spesso un motto: meglio un amico che 100 ducati. Tuttavia, l'amicizia tra i gruppi nei villaggi prescinde dallo status sociale, il quale viene determinato più dalle qualità personali dell'individuo che dai criteri utilizzati nelle città, determinati dal reddito, dall'occupazione e dallo studio. Io non mi dilungo ancora per non occupare molto tempo, tuttavia, per concludere, certamente molte sono le contraddizioni individuabili tra la vita nella città e la vita nella campagna, ma queste oggi vengono superate da una diversa concezione della vita contadina, da una diversa filosofia, da una filosofia che tiene conto di un parametro del tutto trascurato in passato, e cioè l'ecologia e l'ambiente naturale. Con la crisi del modello di sviluppo delle società industriali, la campagna diventa ora un'attrattiva possente. Non a caso, sul futuro del mondo rurale, sul futuro dei villaggi, si è parlato a diversi congressi mondiali ed europei di sociologia rurale, tra i quali a Cordova nel 79, a Helsinki nel 81, a Forlì nel 76 e se ne parla anche oggi qui a Zombie nel 79, nel 89. Si tende cioè ormai diffusamente ad ipotizzare, al contrario di quanto diceva Tommy, ad ipotizzare la campagna e i villaggi come nuovi centri di interesse e di integrazione per il futuro della società.